Buongiorno e benvenuti al TGX Spettaculars. Innanzitutto ci scusiamo per l'edizione straordinaria serale di ieri notte. Purtroppo, datosi l'uscita del TGX a mezzanotte, l'ora dei fantasmi, probabilmente a causa dell'argomento trattato c'è stata qualche interferenza paranormale. Ma noi vi riproponiamo il video in questione, il servizio uscito ieri sera, ve lo riproponiamo. Oggi il servizio dal nostro inviato Rotolin, il nostro carissimo Rotolin, il ritorno di Rotolin. Bene, dunque, si tratterebbe di un fenomeno paranormale catturato da una videocamera durante una live su YouTube. Sì, il fatto è che ci ha molto inquietato, sì, ci ha molto terrorizzato, soprattutto me, ma soprattutto Rotolin, che ha dovuto realizzare il servizio in questione. Ma bando alle ciance! Andiamo con il servizio, Prego, la linea a Rotolin. Mi raccomando, video non adatto ai deboli di cuore. Da sempre noi umani viviamo la vita su questa terra cercando di capire e scoprire cosa c'è oltre l'esistenza terrena. Ma cosa succede quando queste presenze si rivelano a noi sconvolgendo le nostre teorie e mettendo a rischio la nostra salute? Siamo soli? Quando si parla di fantasmi immaginiamo di tutto, ma poi quando c'è la reale apparizione tutto cambia. E ci rendiamo conto che i fantasmi e le presenze sono effettivamente così. Una stanza buia, fredda, senza ossigeno, è il luogo migliore che permette alle presenze di manifestarsi. L'apparizione arriva nei momenti più inattesi. Se sei connesso con quell'entità sarà possibile vederla ed interagire con lei. Ma rivediamo con attenzione tutto quello che accade. Come vedete, tutto sommato, l'apparizione è veloce, quasi impercettibile ma necessaria a visualizzare la sagoma inquietante dell'essere in questione. Una vestaglia a corta bianca, direi trasparente, ricopre in modo velato il corpo della presenza che culmina il suo look style con un'acconciatura particolare, forse dal passato. Un taglio che segue le geometrie delle scatole dei colombe pasquali. Non mostra alcun segno di perplessità nell'entrare in una stanza fino a quando una presenza più malefica di essa le ordina di uscire. Non è una novità che in quella casa ci siano state e ci siano ancora delle apparizioni, ma la cosa certa è che da quest'ultima notte sarà più come prima. Ringraziamo Rutolin per il servizio. Ragazzi, la cosa inquietante è molto inquietante. Chissà, forse siamo tra i primi che hanno scoperto che i fantasmi, scusate, ma sono ancora un po' impaurito. I fantasmi esistono veramente? Chissà. Comunque, andiamo con questi cellulari durante il servizio. Ma chissà. Comunque, riprendiamoci da questo spavento spaventoso e continuiamo il nostro TGX. Bene. Allora, riguardo alla situazione che si sta, che c'è su YouTube ultimamente, tra la trincia, bue, erbettuccia, erbetta, erbaccia, erba infestante, contro fate, noi ci chiediamo questo, ma noi ci domandiamo e diciamo,
Ma com'è possibile che un'imprenditrice, come si definisce, di successo, che gestisce un bed and breakfast? Ammazza, sono riuscita a dirlo bene. Un bed and breakfast in Sicilia, a quanto pare, credo sia ubicato a Catania. Si vada ad impelagare in certe situazioni dove, secondo noi, non fa altro che rovinare l'immagine di questo bed and breakfast a un amo e basta, è suo, e forza, Madonna, regà. Allora, io se fossi imprenditrice ed avessi un'attività nella vita reale, di certo non andrei a, come dire, a impelagarmi in certe situazioni, soprattutto in un canale di disagiati dove usano le persone a loro uso e consumo. Io forse stamattina uccido qualcuno della redazione. Oh, mi sto innervosendo, vedete, c'ho la levetta che fa, si muove, insomma, ecco. Cioè, secondo me non fa altro che peggiorare la situazione. Poi, tra l'altro, la signora Trinciabue che finge clamorosamente di voler aiutare la sua moderatrice e poi, tra l'altro, ci monetizza pure, Erbetta, ti sei accorta che nei video che tu fai, l'ultimo che ha fatto 4 ore fa, mazza 4 ore, e beh, belle fa l'straordinaria. Ecco, è pubblicizzato, 50.000 passaggi pubblicitari, ma non ti rendi conto che ti sta usando pure a te quando non gli servi più carcio in culo e vai? Vabbè, ma sono problemi tuoi, l'attività è la tua. Ma poi, se tu hai la coscienza a posto, il tuo bed and breakfast va alla grande a 8, valutato su Booking, dov'è la 8, quindi ottimo. Ma so che gioco di parole. Ma perché hai necessità di andare a difenderti su un canalaccio come quello della Trincia? Ma poi, voglio dire, un'imprenditrice impegnata come te, dove trova il tempo di stare in live, fare video? Insomma, andiamo su. Non sei tanto credibile, Erbetta. No, cioè, voglio dire. Ti rendi conto che stai, se fosse vero tutto questo successo con il tuo bed and breakfast, così stai minando la tua attività? Cioè, fammi capire, hai scelto secondo noi il canale sbagliato. Possiamo capire se tu volessi farti pubblicità del tuo bed and breakfast, ma perché sul canale della Trinciabue? Infatti, cominci ad avere tutti contro, cominci praticamente a non essere più credibile. Se prima di incontrare la Trincia avessi un minimo di credibilità, ora sinceramente, sentendo di parlare con la tua arroganza, con la tua volgarità, con la tua presunzione, soprattutto come ti rivolgi con termini non adeguati ad un'altra donna, insomma, ci dà da pensare che le recensioni siano vere, perché anche noi siamo andati a spulciare sulle recensioni di Booking e quant'altro, e sinceramente sono più quelle negative che quelle positive, eh? Ma ci sono anche prove visive. Ora io mi chiedo, perché a tuo dire tante persone dovrebbero fare delle recensioni false sul tuo bed and breakfast? A che pro? E poi abbiamo tutti visto che tu stessa hai pubblicato delle recensioni false. Perché? Che necessità avresti di fare false recensioni sul tuo stesso bed and breakfast? Scusate, ci si mette pure il cane. Ecco, se tutto è a posto e hai valutazione 8. No, 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 Erbetta, non si fa. Comunque io ti do un consiglio, eh. Non continuare sul canale della Trincia, stai solo peggiorando la situazione, secondo noi. Ma l'unica che ci sta guadagnando in questa situazione è la Trincia, non certo tu, Erbetta. Tu stessa da sola ti stai rovinando l'immagine della tua attività e soprattutto di chi con te lavora insieme a questa attività. E mi meraviglia che ancora non ti ha dato carci in culo. Ma comunque, sta bene a voi, sta bene a tutti. Noi,
per quanto ci riguarda, il nostro TGX edizione straordinaria, fenomeni paranormali, ringrazia Rutolin per il servizio concessosi e vi dà appuntamento al prossimo TGX. E di nuovo ci scusiamo per il disagio causatovi nella precedente edizione, da noi prontamente privatizzata, appunto perché ci siamo accorti che c'erano dei problemi di audio, non certamente causati da noi, ma sicuramente interferenze paranormali ci hanno remato contro. Non è colpa nostra, ragazzi! Era mezzanotte, l'ora dei fantasmi! Il fantasma, palesatosi e catturato nella live della leggendona, la famosissima Trinciabue, ci ha remato contro cercando di sabotare la nostra edizione, ma noi siamo tornati con la nuova edizione e questa volta certo non interferirà, perché non è mezzanotte. Bene, noi a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata e che dire, tiriamo lo scarico, eh? Ed ora tiriamo la catena, eh?